Andiamo naturalmente, intanto chiedo anche a Rampelli su questo discorso dei rincari prima di andare in esterna dal nostro Marinetti. Dipendiamo troppo dall'estero, era una situazione comunque che sapevamo che sarebbe arrivata a ci sono tante concause, non tutti i mali vengono per nuocere, nel senso che se siamo bravi noi possiamo riuscire a razionalizzare, ad aumentare la produzione, perché per esempio le stazioni di gas nell'ultimo anno sono addirittura diminuite, gas italiano, del 18,6%, insomma, quindi c'è qualcosa da rivedere anche dal punto di vista dell'approvvigionamento. Segnalo una cosa abbastanza clamorosa, che il petrolio che noi abbiamo in Basilicata non viene utilizzato soltanto dall'Eni, ma c'è una linea che è stata data in concessione misteriosamente alla Total, che come è noto è una multinazionale francese. Non credo che i francesi ci diano la gestione, la diano all'Eni o comunque a multinazionali italiane di una centrale nucleare, insomma. Comunque ci sono un po' di cose che vanno aggiustate, dobbiamo razionalizzare il più possibile, non dobbiamo buttare il bambino con l'acqua sporca. Quando si dice che si semplifica il percorso delle energie rinnovabili, dobbiamo anche capire che per esempio i parchi fotovoltaici rischiano di essere un problema per la filiera agricola. Quindi dobbiamo mettere sì i pannelli fotovoltaici, ma li dobbiamo mettere nelle aree industriali, dobbiamo mettere nelle aree urbanisticamente compromesse, li dobbiamo mettere sui tetti delle case delle grandi periferie urbane. Non dobbiamo trasformare i campi di grano in parchi fotovoltaici, come è accaduto in questi anni e come rischia di accadere attraverso i processi di semplificazione che sono stati annunciati. L'eolico, che è un altro problema, noi abbiamo il paesaggio tutelato in Costituzione dall'articolo 9 e non è soltanto un fatto estetico, è un fatto economico, perché il paesaggio, la cultura, i beni monumentali, i beni naturalistici producono PIL, tanto PIL, producono oltretutto anche il PIL indirettamente del turismo, legato quindi a una filiera importante. Non possiamo compromettere il paesaggio, dobbiamo sviluppare l'eolico orizzontale per esempio, no? Quindi se la semplificazione va invece nella direzione opposta, attenzione, perché rischiamo di risolvere un problema e di crearne un altro. Infine bisogna razionalizzare anche con le piccole questioni. Abbiamo ascoltato dal vostro servizio la questione delle fonderie che si sono praticamente bloccate e non producono più bottiglie perché le bottiglie costerebbero troppo. Il vuoto a rendere è proprio la ricetta più semplice dei nostri nonni. Ce l'avevamo quando lei aveva i capelli. Cioè, quanto ci vuole, lo dico alla collega Chiara Gribaudo, quanto ci vuole a mettere in un decreto, in un qualunque decreto, un provvedimento che incentivi il ritorno al vuoto a rendere, che non è un atteggiamento vintage che richiama chissà. Però in Germania c'è il vuoto a rendere, la Germania è all'avanguardia da un punto di vista dell'innovazione, delle nuove tecnologie, eccetera. Perché non possiamo noi recuperare le bottiglie di vetro invece di prenderle e mettere nei rifiuti tal quale, piuttosto che nelle campane di vetro che vanno comunque devono tornare nelle fonderie? Io penso che bisogna anche cercare di fare interventi puntuali. Un altro intervento puntuale è quello del risparmio energetico, dell'efficientamento. Ciascuno di noi ha dentro casa, anzi siamo 60 milioni, ognuno avrà 4-5 mediamente tra casa e ufficio, elettrodomestici o computer che stanno in posizione d'attesa con la lucina accesa. È una cosa stupida cercare di evitare, di limitare l'abuso di queste forme di spreco di energia. Questo spreco di energia, sommato con l'efficientamento delle reti, produce un 25-30% di energia che potremmo utilizzare domani mattina. È come se avessimo un altro pozzo di petrolio in Basilicata se facessimo questa operazione. E sarebbe soltanto frutto della razionalizzazione. Quindi intanto cominciamo a fare le cose che si possono fare domani mattina. Poi certo, la geopolitica non dipende soltanto dall'Italia. Allora, ci sono voi altre ieri avete fatto una protesta in aula per quanto riguarda la questione appunto della Bolkestan, dei bandiere, facendo vedere tra l'altro dei cartelli di Maio che aveva la maglietta, se mi ricordo bene, e quando era quindi a favore, diciamo così, di quella battaglia, come segnalare che invece poi questa questione ha trovato un'altra maggioranza questa volta. Però io vado da Giovanni.